Evento finale quest'oggi per il progetto SAFE, salute e sicurezza sul lavoro nella provincia di Pesaro Urbino. L'iniziativa avviata nel marzo 2023, realizzata dalla prefettura di Pesaro Urbino con partner l'Africa Chiama, ha l'obiettivo di promuovere la consapevolezza sull'importanza della salute e sicurezza sul lavoro. L'evento di chiusura ha permesso di tirare le fila del lavoro finora svolto, capitalizzando le buone pratiche e restituendole in particolare agli studenti e alle studentesse dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Sicuramente un'esperienza positivissima perché ha visto la collaborazione in rete di tutte le istituzioni che si occupano di sicurezza sul lavoro, ma soprattutto oggi ha restituito ai giovani delle esperienze, dei casi concreti, delle buone pratiche che li aiuteranno a comprendere cosa significhi cultura della sicurezza e volere bene a se stessi e nel mondo del lavoro come anche in tutti i contesti della vita personale. Un progetto importante anche nell'ottica dell'accoglienza e integrazione dei giovani immigrati. Sì, il nostro progetto che è finanziato con il fondo FAMI riguarda proprio i migranti e si inserisce in un'azione che come prefettura stiamo portando avanti per aiutare i migranti nei processi di integrazione, di inserimento nel mondo del lavoro, nei loro bisogni di servizi a partire dalla salute e dalla formazione professionale. Analisi ma anche due testimonianze molto importanti quest'oggi. Oggi, grazie alla collaborazione di Anmil, abbiamo avuto il privilegio di due testimonianze che hanno parlato ai ragazzi e li hanno sicuramente avvicinati al tema della sicurezza con un approccio più concreto e più reale. L'iniziativa ha raggiunto traguardi significativi, consolidando il ruolo, la funzione strategica ed indirizzo della prefettura nella governance locale dell'accoglienza e dell'integrazione. In particolare sono state erogate 30 ore formative a operatori pubblici e privati, ampliandone le competenze e le possibilità di interazione con gli utenti dei centri d'accoglienza straordinaria. In particolare questo progetto ci ha visti impegnati in quello che è il tema della salute e della sicurezza sul mondo del lavoro, un tema delicato e importante per tutti quanti, sicuramente richiede una maggiore attenzione a affrontarlo per persone appunto che provengono da paesi terzi, dove il tema della sicurezza, della salute sul lavoro sicuramente è molto lontano da quella che abbiamo fortunatamente raggiunto qui in Italia, dove il problema della lingua è uno scoglio fondamentale, dove sicuramente è necessario portare avanti un tema di informazione e di formazione specifica. Lo abbiamo fatto con gli operatori dell'accoglienza che a loro volta in qualche modo a catena dovranno poi diciamo andare a formare tutte le persone accolte. Lo abbiamo fatto anche con i docenti degli istituti superiori, soprattutto con quegli istituti che formano appunto studenti per l'inserimento di lavori più professionali, come può essere appunto un istituto agrario dove siamo oggi ospiti, oppure gli istituti alberghieri, proprio perché sono quei lavori che da una parte hanno una maggiore livello di rischio appunto di incidenti sul lavoro, ma sono anche quegli istituti che maggiormente sono frequentati da persone di origine straniera, e quindi questi due aspetti uniti ci ha portato proprio a rivolgere a quei docenti una formazione specifica.